Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto nel mese di gennaio. Prendo qua il quaderno dove ho appuntato tutto. Mi sono fatta il quaderno come sempre con le letture, dove qua abbiamo un risguardo, un recap del mese e poi ho le recensioni vere e proprie. Allora, questo mese io ho letto 7 libri. Il primo libro che ho letto è stata una collaborazione, si tratta della terza parte di Into the Void, Prodigal Song si chiama questo terzo volume, scritto da Black Steel, due autrici che appunto hanno realizzato questi tre romanzi per adulti, molto molto dark, romanzi con tematiche omosessuali, ma abbiamo anche tematiche molto forti di violenze, eccetera. Comunque le prime due parti a me erano piaciute molto, soprattutto il finale della seconda parte che avevo adorato, e questa appunto è l'ultima parte ed è quella che conclude, diciamo, questa storia. Prodigal Song riprende la narrazione un anno dopo rispetto al prologo della seconda parte di Into the Void. È un terzo libro che, per quanto mi riguarda, conclude dignitosamente questa serie, nonostante secondo me non fosse un libro necessario, nel senso della seconda parte era finita in un modo che veramente bellissimo, e per quanto mi riguarda secondo me andava bene anche così. In ogni caso è stata una terza parte che mi è piaciuta molto, perché mi è piaciuto intanto ritrovare dei personaggi a cui mi ero un po' affezionata, e poi mi è piaciuto anche rivederli, ritrovarli in veste da persone un po' più adulte, un po' più mature, forse anche meno violente, meno pazze, e quindi è stato veramente molto piacevole leggere di questi personaggi. È un libro che mette un punto, non vi dico se in positivo o negativo, alla relazione tra Lars e River, ed è un libro che si sofferma molto su questi due personaggi e si sofferma molto anche su Negan e Derra, come cavolo si dice? Non lo so, comunque ve lo scrivo, io ho dei problemi con i nomi. Comunque era la mia coppia preferita nella seconda parte del libro e rimane la mia coppia preferita, e quindi non ci si può fare niente, io Negan lo adoro. E quindi ecco, gli altri Void sono... trovano poco, questa storia non è focalizzata su di loro, quindi è focalizzata solamente su queste due coppie di personaggi. È secondo me un libro che non era necessario, ma che, visto che è uscito, è un libro da non perdere, soprattutto per chi ha amato le prime due parti e per chi ha amato uno di questi quattro personaggi, perché appunto qua il focus è su loro quattro. Quindi se avete amato alla follia Aiko, sappiate che ad esempio Aiko lo troverete pochissimo, quasi per niente. Detto questo, un libro che mi è piaciuto molto e che vi consiglio. Il secondo libro che ho letto questo mese a gennaio è stata La distribuzione delle aquile di Alexander Ackerman, che è il terzo libro della sua saga, che fa parte della collana Voluntas da Diaboli. Di questa collana ve ne ho parlato allo sfinimento. Questo libro mi è piaciuto moltissimo, anche se il primo rimane nel mio cuore, però comunque anche questo mi è piaciuto tanto. Ritroviamo i nostri vecchi personaggi, ma troviamo anche dei nuovi personaggi. In questa storia mi è piaciuto molto l'attenzione che c'è su Jolly, che è un personaggio che è stato un po' marginale nei primi due libri, ma che in questo libro ha un ampio spazio, quindi lo conosciamo molto meglio. È un personaggio assurdo, fuori dalle righe, simpaticissimo, che tutti amano, penso, e che deve combattere una lotta interiore enorme, e che appunto in questo libro lo conosciamo meglio. Quindi se amate quel personaggio sicuramente dovete per forza leggere questo volume.
Lo scrittore è diventato ufficialmente uno dei miei preferiti, la sua scrittura è sempre molto coinvolgente, molto fresca, scorre che è una meraviglia e mi piace proprio il suo stile di scrittura perché nonostante questo sia ad esempio un dark fantasy, quindi ha magari alcune scene, che ne so, di violenza, alcune scene un po' dark, eccetera, nonostante questo la sua scrittura, il modo in cui scrive a me fa sempre molto ridere, soprattutto gli scambi di battute. Tra i personaggi, soprattutto quando parla Jolly, è sempre molto divertente leggere i suoi libri, sicuramente non sono noiosi. Qua troviamo una Fallon che è cresciuta, che è maturata, quindi una Fallon un po' diversa rispetto ai primi due volumi. Caesar è sempre Caesar, noi lo amiamo. E troviamo anche dei personaggi nuovi, come ad esempio Calis, che è la mia preferita, per delle ragioni ovvie che voi non sapete, però è la mia preferita. Calis è la guerriera d'inchiostro, comandante della terza legione infernale, quindi non una qualunque. Facciamo anche la conoscenza di Monir, del suo topolino, anche se lo vediamo un po' di sfuggita, però ha introdotto questo nuovo personaggio. E poi altro personaggio che mi è piaciuto molto è stato Val, che è un amico di Caesar, però un amico nemico, perché i due si assomigliano molto e quindi c'è una certa rivalità, quindi si odiano ma in realtà si amano, robe così. Comunque, la cosa che mi è piaciuta di questo terzo volume è stato il rapporto che c'è tra questo gruppo di demoni e Fallon, quindi Caesar, Jolly, Lisa e tutti loro che vi ho detto adesso, Val, eccetera, perché hanno questo rapporto che è non solo di amicizia e rispetto, ma proprio di un profondo affetto come se fossero una famiglia, ed è una cosa che a me piace sempre trovare nei libri. E quindi niente, è un libro che non vi posso raccontare se non avete letto i primi due. Vi dico solo che secondo me questa è una saga da non perdere perché è veramente molto molto bella. In più queste edizioni sono molto curate non solo nelle copertine, ma proprio anche all'interno perché ci sono delle belle illustrazioni, abbiamo degli inizi di capitoli ben curati, sono appunto delle edizioni secondo me ben curate non solo all'esterno ma anche all'interno e quindi abbiamo un bel libro sia dalla parte sia per quanto riguarda la parte scritta, la storia in sé, sia per quanto riguarda l'estetica. Altro libro che ho letto e che ho amato, che è stato pubblicato in self, ma come si può notare, lo stile è molto simile perché infatti è stato pubblicato dallo stesso gruppo di ragazzi e ragazze, quindi si può notare molto la somiglianza. È Midnight Roses, il numero 2, Le spine della regina di Elisa Cavalli. Anche qua abbiamo, come nella prima edizione, questa seconda edizione super curatissima anche all'interno. Abbiamo delle belle illustrazioni, abbiamo degli inizi di capitoli che cambiano a seconda di dove ci troviamo con la storia, come era nel primo volume. Il finale del primo Midnight Roses mi aveva lasciata a bocca aperta, questo mi ha sconvolto. Come ho detto anche su Instagram, Elisa è la regina dei colpi di scena, dei finali e colpi di scena perché veramente ti spiazzano. Infatti, voglio assolutamente continuare a leggere di questa saga perché insomma, ha un finale sicuramente non banale, ecco, diciamo così. Anche qua Elisa è una scrittura che a me piace moltissimo, una scrittura immersiva, scorrevole, mai noiosa, mai banale e a me piace tantissimo questa scrittura. Qua abbiamo un'evoluzione di Cal, un personaggio che mi era piaciuto nel primo, ma che avrei voluto vedere più approfondito, e infatti nel secondo abbiamo un po' un approfondimento di Cal, che appunto lo troviamo in una veste completamente diverso dal primo volume. In questo volume abbiamo Raphael, che mi è piaciuto moltissimo, e Ariadne, che è la sorella di Cal, e mi è piaciuto appunto il fatto che sia Cal che Ariadne, i due gemelli, siano stati entrambi, quindi non solo Cal, approfonditi. In ogni caso, tutti i personaggi sono ben curati e ben caratterizzati, ecco, non sono personaggi piatti o banali, e mi sono piaciuti tutti. Qua abbiamo alcuni misteri
avevamo trovato nel primo volume, che vengono un po' risolti, ma se ne creano altri che sono da risolvere, da capire e da scoprire. È un high fantasy sicuramente ricco di azione, di sortilegi, di amori, di magia, di guerre. È un libro che assolutamente non annoia e è un libro che si legge velocissimamente perché è molto 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 scorrevole. Altro libro che ho letto mi è stato inviato dall'autrice Tea Usai ed è Destined, pubblicato da Genesis Publishing. Questo qua è il prequel da leggere dopo Sparkle con POV di Brad. Quindi abbiamo il primo volume che è Secrets, il secondo Sparkle e poi questo è un prequel appunto da leggere dopo Sparkle. È un libricino, come si può vedere, molto piccolo, che riprende la storia dei primi due volumi dall'inizio, quindi la riprende da capo, seguendo però il punto di vista di Brad. E uno dice: ma se io ho già letto i primi due volumi, mi annoierò sicuramente a rileggere la stessa storia, anche se il punto di vista è diverso. Non è così, perché Brad nel primo volume è praticamente assente, quindi noi scopriamo una storia parallela a Secret. Lui segue in qualche modo Lorelai, ma la segue da lontano e quindi la storia è diversa. E è un modo in più per approfondire questo personaggio e anche i suoi combattenti, che appunto nel primo volume sono stati praticamente inesistenti. Nel secondo li conosciamo meglio, però qua vediamo appunto cosa c'era prima. E mi è piaciuto molto. È un librino molto molto scorrevole, che si legge molto bene, che non è fondamentale. Può anche, io adesso sto leggendo, ce l'ho, vabbè, sotto altri libri, comunque io adesso sto leggendo il terzo libro. Può anche essere non letto, ma se vi siete appassionati a questa storia, io ve lo consiglio perché è comunque un modo in più per approfondire questo personaggio e per capire alcune cose che erano successe nel primo e nel secondo volume, per scoprire anche delle cose che ci sono state, un po' una specie di dietro le quinte, che non sapevamo perché appunto visto dagli occhi di Brad, quindi ve lo consiglio. Altro libro che ho letto è Ash, l'incubo. Questo qua è un paranormal gothic ed è il primo capitolo di una serie letteraria a puntate chiamata I misteri paranormali di Fedor Chester e Devlin Fraser, ispirata a Penny Dreadful e ambientata in epoca vittoriana. Qua abbiamo la storia inizia con la morte di queste di 13 bambine in circostanze molto misteriose ad Ash e il governatore Arthur invia questi due investigatori al villaggio per appunto capire il perché e chi è stato a uccidere queste 13 bambine. Gli investigatori sono appunto Feder e Devlin. Inizia così questa indagine dei due investigatori che però li trascinerà in un inferno di morte. C'è un passato che è stato lasciato in sospeso che tornerà e cambierà le carte in tavola per tutti e cambierà il destino delle loro vite. È un libro che a me incuriosiva moltissimo dalla trama. Sicuramente la punta di diamante di questo libro sono le ambientazioni molto molto gotiche, descritte alla perfezione senza essere noiose, ma l'autrice riesce proprio a immergerti dentro ad Ash, dentro alla sua storia, proprio mentre si legge la descrizione, si vede, è come se fossimo lì dentro. E quindi è stata molto bravissima con le descrizioni, molto gotiche, queste atmosfere gotiche, cupe, mi hanno ricordato moltissimo il film La leggenda di Sleepy Hollow. Ha un po' queste sfumature, c'è sempre questa nebbia, piove, c'è l'investigatore che va, insomma, alcune cose mi hanno ricordato quel film che io ho adorato. E quindi queste ambientazioni pazzesche, la scrittura è molto scorrevole, non è mai noiosa e questo libro è ricco di misteri,
tematiche o di cose che il lettore si chiede, che vuole scoprire. Tutti i personaggi che ci sono avvolti da questo alone di mistero, quindi non si capisce bene, te sei lì che cerchi di indagare anche te. Non è un giallo questo libro, però comunque ti porta un po' a indagare, a investigare, per capire chi è che uccide, queste bambine. È un libro che ho trovato a tratti angosciante e che ho divorato appunto proprio per questo mistero che io volevo assolutamente scoprire. Il finale mi ha spiazzata, mi è piaciuto e assolutamente aspetto il seguito perché devo continuare ormai con questa storia di questi due investigatori che mi ha appassionato. Questo è stato il primo libro di una serie, ma si prospetta una serie molto molto interessante. Penultimo libro letto è Il canto delle Banshee. Questo qua è un libro che ancora non è stato pubblicato, verrà pubblicato in self una volta che uscirà la riedizione di Witch e Hunters. Vi metto la copertina di Witch e Hunters, comunque ve ne avevo parlato nell'ultimo wrap-up. Questo qua è appunto un racconto di circa 80-85 pagine da leggere dopo Witch e Hunters. Riprende appunto la storia e le vicende narrate in quel libro un anno dopo, e i protagonisti di questo racconto sono Anne e Arthur. Non vi dico niente della trama perché ha veramente poche pagine e secondo me non ha senso. Voi vi leggete il primo libro e poi il racconto viene da sé dopo. Per quanto mi riguarda, almeno per me è stato così. Io ho letto la trama del primo libro e poi ho letto il primo libro. E il racconto non sono stata a leggere la trama, ma l'ho letto e basta. E mi è piaciuto molto. Ritrovare Anne e Arthur, approfondire meglio questi due personaggi, più che altro mi è piaciuto rivedere questi trovare questi scorci di vita tra Arthur e Anne, che appunto loro convivono, quindi vedere come si sono uniti e legati, come si svolge un po' la loro vita, a me è piaciuto molto. Sono sempre un po' ciacciona per queste cose e quindi mi ha fatto piacere ritrovarli. È un libricino, come vi dicevo, molto scorrevole, scorre appunto con piacere, si legge velocissimamente, non solo perché è corto, ma proprio perché è scorrevole e è perfetto da leggere, secondo me, per ingannare un po' il tempo tra Witch Hunters e il secondo che spero uscirà presto. Comunque questo racconto appunto serve un po' a rinfrescare la memoria e a ritrovare dei vecchi personaggi, ecco, mettiamola così. Quindi niente, è un racconto che vi consiglio appena uscirà, copertina bellissima e spero appunto che uscirà presto sia questo ma anche il secondo volume della serie. Ultimo libro che ho letto, anche questo è un racconto di un autore, quindi un uomo italiano, ed è Country Zombie Apocalypse, non lo so, io è l'inglese. Niente, faccio figure di cacca a ogni video, comunque tanto la copertina la vedete, è un horror ambientato in Italia, è un racconto lungo. L'ebook c'è scritto 75 pagine, ma poi di racconto in sé sono tipo una cinquantina, quindi è un racconto sì lungo ma non lunghissimo. Ed è un racconto che scorre, che è una meraviglia. Allora, intanto di che cosa parla? Ci troviamo in provincia di Terni e abbiamo avuto, c'è stata nel mondo una pandemia. A causa di questa pandemia, la maggior parte della popolazione si è vaccinata e queste persone che si sono vaccinate dopo qualche settimana, dopo essersi vaccinate sono morte, dopo qualche settimana si sono ritornati sotto forma di zombie. E abbiamo Alessandro, che è un quindicenne appassionato di fumetti sugli zombie, che insieme al nonno, Igino e alla nonna Clotilde hanno messo su un gruppo per trovare e uccidere, decapitare questi zombie. La nonna risponde al telefono, prende le chiamate dei vicini di casa e il nonno e il nipote vanno a uccidere gli zombie. Tematiche più o meno anche attuali. È un racconto assurdo, veramente assurdo, perché intanto fa morire dalle risate, pur avendo delle scene
di violenza, delle scene splatter, quindi non è proprio un racconto adatto a tutti. Nonostante questo, è stato veramente surreale leggerlo, mi ha fatto ridere e dei personaggi assurdi sono quegli eroi a cui tutti noi ci affezioniamo, perché sono degli eroi improbabili, fuori dalle righe, sono delle persone normalissime, quindi non dei veri eroi, ma degli sgangherati che in qualche modo tirano fuori le palle e iniziano a attivarsi per cambiare le cose. È stato assurdo, però mi è piaciuto molto. È stato scorrevolissimo, mi sarebbe piaciuto leggerlo sotto forma proprio di libro, quindi avere un racconto più lungo, ma nonostante sia stato appunto breve, mi è piaciuto perché ha i ritmi giusti, i personaggi, nonostante le poche pagine, sono ben scritti e ben caratterizzati e mi sono piaciuti tutti nel bene e nel male. È ricco di azione, ti tiene col fiato sospeso appunto per le cose che succedono, quindi se amate gli zombie, io li adoro. Se amate le ambientazioni italiane, se amate leggere cose fuori dagli schemi, questo sicuramente è super super consigliato. Mi sembra ci sia solamente in ebook al costo di 1,99 euro e niente, assolutamente ve lo consiglio. Bene, quindi questo è stato l'ultimo libro letto nel mese di gennaio. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri, se avete dei libri da consigliarmi. Il mio video finisce qua, come sempre giù nell'info box trovate tutti i vari link dei libri che vi ho mostrato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!